Disse Gesù a San Faustino, l'umanità non troverà pace finché non si rivolgerà con fiducia alla divina misericordia. Presso il Signore è la misericordia, e grande presso di Lui la redenzione. Perché la misericordia di Dio è in continuo crescendo. Dio non si stanca mai di esprimerla e noi non dovremo mai abituarci a riceverla, ricercarla, desiderarla. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Fratelli e sorelle, vogliamo ritrovarci insieme in questo venerdì di Quaresima, ancora una volta, per vivere insieme questo nostro appuntamento recitando la coroncina alla Divina Misericordia. Voglio ringraziare sin da ora il lavoro di Suor Edith e delle consorelle per questo testo che andremo a leggere in questo momento. Possa essere per noi un aiuto valido che accompagna la nostra preghiera. Ci raccogliamo insieme per onorare la Divina Misericordia in questo cammino quaresimale segnato dalla epidemia mondiale. Siamo accompagnati quotidianamente dalla Chiesa, nostra Madre. Nell'ufficio delle letture di oggi leggiamo: buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non conserva per sempre il suo sdegno. Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di chi lo teme. Egli sa di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. Siamo provati. La nostra fede viene messa alla prova, per cui dobbiamo invocare l'aiuto dei santi, in particolar modo oggi quello di San Michele, che è il nostro difensore. Non dobbiamo avere paura della lotta. Il coraggio intimidisce il diavolo e lo fa fuggire davanti alla nostra ferma fiducia nel Signore. Cristo è la nostra roccia, Egli combatte per noi. Il nostro nemico infernale in questo periodo approfitta del dolore che tutti viviamo per suscitare in noi pensieri angosciosi e per distoglierci dalla preghiera. Il menzognero, come ha fatto con Adamo ed Eva, cerca di ingannarci facendoci diffidare della bontà e della misericordia di Dio. Suscita la paura e ci fa dubitare della vicinanza di Dio e della sua fedeltà. Invece l'aiuto del Signore è assicurato dalla sua fedeltà. Il suo amore è per sempre. Il Papa in questi giorni ci esorta alla fede, alla preghiera e alla perseveranza, dicendo: fede e perseveranza vanno insieme, perché se tu hai fede, sei sicuro che il Signore ti darà quello che chiedi. E se il Signore ti fa aspettare, bussa, 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 alla fine il Signore ti dà la grazia. San Michele è il primo angelo. Il suo nome, che significa chi è come Dio, fu il grido di battaglia con cui egli attaccò e sconfisse gli angeli ribelli a Dio. Sappiamo che l'arcangelo San Michele ha scacciato dal cielo Lucifero e i suoi angeli e che continua a combattere contro Satana e i suoi spiriti maligni per distruggere il loro potere ed aiutare la Chiesa a raggiungere la vittoria finale. È giusto quindi rinnovare la nostra fiducia nel potere di San Michele e chiedergli aiuto. San Michele è il difensore e protettore della Chiesa e di tutti i fedeli. Santa Faustina racconta: nel giorno di San Michele Arcangelo vidi questo condottiero accanto a me che mi disse queste parole: il Signore mi ha raccomandato di avere una cura particolare di te. Sappi che sei odiata dal male, ma non temere. Chi è come Dio? E scomparve. Io però sento la sua presenza ed il suo aiuto. I santi non erano esonerati dalla lotta interiore. Basta pensare a San Pio, davanti al quale ci troviamo. Quante battaglie ha dovuto affrontare nella sua vita, tutta dedita al Signore. La lotta continuò tremenda per tutta la sua vita. A Padre Benedetto di San Marco in Lamis, Padre Pio scrive: se non fosse, Padre mio, per la guerra che il demonio mi muove continuamente, sarei quasi in paradiso. Mi trovo nelle mani del demonio che si sforza di strapparmi dalle braccia di Gesù. Quanta guerra, Dio mio, mi muove costui. In certi momenti poco manca che non mi vada via la testa per la continua violenza che devo farmi. Quante lacrime, quanti sospiri indirizzo al cielo per essere liberato. Ma non importa, non mi stancherò di pregare. La battaglia l'ha dovuta sostenere anche Santa Faustina, che, come racconta nel suo diario, un giorno, subito dopo la sveglia, mentre mi metto alla presenza di Dio, incomincia ad assalirmi la disperazione. Buio estremo nella mia anima. Ho lottato come ho potuto fino a mezzogiorno. Nelle ore pomeridiane comincio ad impossessarmi di me un vero terrore di morte. Mi cominciarono a venir meno le forze fisiche. Rientrai in fretta nella cella e mi gettai in ginocchio davanti al crocifisso e cominciai ad implorare misericordia. In quei terribili momenti ho detto a Dio: «O Gesù, che nel Vangelo ti paragonasti alla più tenera delle madri, ho fiducia nella tua parola, poiché tu sei la verità e la vita. Gesù, confido in te, contro ogni speranza, contro ogni sentimento che ho nel mio intimo ed è contrario alla speranza. Fa di me quello che vuoi, non mi allontanerò da te, poiché tu sei la sorgente della mia vita». Non dobbiamo avere paura della lotta contro il diavolo. La fiducia è un'arma spirituale. Dobbiamo abbandonarci alla volontà di Dio. L'abbandono in Dio è un atto di fiducia. La necessità di conoscere e la curiosità per il futuro sono una tentazione che ha fuorviato molte persone. Oggi dobbiamo scegliere di camminare nella fede e abbandonare il futuro nelle mani paterne di Dio. Decidiamoci di confidare in Dio e di resistere allo spirito di curiosità. Gesù stesso, nel diario di Santa Faustina, ci insegna la lotta interiore. Figlia mia, voglio istruirti sulla lotta spirituale. Non confidare mai in te stessa, ma affidati completamente alla mia volontà. Non metterti a discutere con nessuna tentazione. Chiuditi subito nel mio cuore ed alla prima occasione rivelala al confessore. Non indagare con curiosità sulle strade attraverso le quali ti conduco. Non aver paura della lotta. Il solo coraggio spesso spaventa le tentazioni che non osano assalirci. Combatti sempre con la profonda convinzione che io sono accanto a te. Non lasciarti guidare dal sentimento, poiché esso non sempre è in tuo potere, ma tutto il merito sta nella volontà. Santa Faustina, da vera maestra spirituale, ci indica l'atteggiamento che oggi siamo chiamati ad assumere di fronte alle notizie che ci arrivano da tutte le parti del mondo. Fra le più grandi difficoltà e contrarietà non perdo la serenità interiore, né all'esterno l'equilibrio, e questo scoraggia gli avversari. La pazienza nelle contrarietà rafforza l'anima. La mia anima, per un momento, fu in contatto diretto con Dio Padre, sentii che ero fra le sue braccia come una bimba e udii nel mio intimo queste parole. Non temere nulla, figlia mia, tutti gli avversari andranno in frantumi ai miei piedi. Dopo queste parole entrarono nella mia anima una profondissima quiete ed uno stupendo silenzio interiore. Chiediamo al Signore che ci aiuti a vivere coraggiosamente la fede, a conservare uno sguardo di speranza su se stessi, sul mondo, sulla Chiesa. Solo conservando o recuperando questo sguardo di speranza potremo aiutare le persone che il Signore ci fa incontrare nel nostro cammino. Ogni credente è chiamato a mantenere nel proprio cuore la luce della fede e una forte speranza per illuminare le strade del mondo. Sappi, figlia mia, che il mio cuore è la misericordia stessa. Da questo mare di misericordia le grazie si riversano sul mondo intero. Nessun'anima che si sia avvicinata a me è ripartita senza essere stata consolata. Figlia mia, desidero che il tuo cuore sia la sede della mia misericordia. Desidero che questa misericordia si riversi sul mondo intero tramite il tuo cuore. Chiunque si avvicina a te non porta senza la fiducia della mia misericordia che desidero tanto nelle anime. È più facile che il cielo e la terra cadano nel nulla, piuttosto che un'anima fiduciosa non venga abbracciata dalla mia misericordia. Anche Gesù ha provato nella sua umanità il sentimento di abbandono da parte di Dio Padre, volendo portare su di sé lo sconforto di coloro che si sentono soli e abbandonati. Ha voluto conoscere e portare il peso delle nostre sofferenze, ma con la certezza che Dio Padre sarebbe intervenuto. La fiducia di Gesù è stata messa alla prova, ma Egli non l'ha mai persa. Se apriamo le porte del cuore a Cristo, se le spalanchiamo come ci esorta San Giovanni Paolo II, il Signore ci toglierà la paura e ci infonderà il coraggio. Nel diario di Santa Faustina leggiamo: «Dì alle anime che non pongano ostacoli nel proprio cuore alla mia misericordia, la quale ha un grande desiderio di operare in esse. La mia misericordia agisce in tutti i cuori che le aprono la porta. Sia il peccatore che il giusto hanno bisogno della mia misericordia. La conversione e la perseveranza sono grazie della mia misericordia». Qualsiasi prova che attraversa la vita di ogni uomo è una prova di fede. Se uno è credente o meno, inevitabilmente si pone le domande: che cosa fa Dio in tutto ciò? Mi ama veramente? È presente in questa realtà che oggi vive il mondo? Ora più che mai la nostra fiducia in Dio è messa alla prova, è messa in dubbio, e a questo dubbio dobbiamo dare una risposta. Questo tempo di prova è da considerare come una chiamata, un invito ad una fede più solida, cosciente, più adulta. Siamo invitati a dare la risposta seguente: conto sul Signore, aspetto il suo aiuto. Se permettiamo al Signore di parlarci nel nostro cuore, potremo anche noi sentire le sue parole. Nel diario di Santa Faustina leggiamo: «Non temere, Io sono sempre con te. Dopo tali parole di nuovo, una pace profonda entrò nella mia anima. La sua presenza mi penetrò da una parte all'altra in modo sensibile. Il mio spirito fu inondato di luce ed anche il corpo vi partecipò. Il ministero di San Michele è mistero di consolazione. Egli appronti i suoi angeli, li manda a confortarci. A San Michele ricorre tanta gente che si trova in circostanze difficilissime e sempre trova il suo pronto ed efficace aiuto. Anche in passato a San Michele si rivolse il vescovo di Manfredonia durante la peste del 1656 che colpiva la città. E la città venne salvata dal flagello. In quello stesso anno quasi tutta l'Italia e specialmente nel Regno di Napoli c'era la peste. Nella sola città di Napoli aveva mietuto 400.000 vittime. Fu attaccata anche la città di Foggia, che arrivò al punto di restare quasi spopolata. Manfredonia, di fronte al nemico che si avvicinava, confidando nel patrocinio di San Michele Arcangelo, con tante preghiere, processioni e pubbliche dimostrazioni di penitenza, unita al suo clero, ha ottenuto la grazia. Gesù stesso ha detto a Santa Faustina: «L'umanità non troverà pace finché non si rivolgerà con fiducia alla mia misericordia. Oh, quando mi ferisce la diffidenza di un'anima. Tale anima riconosce che sono santo e giusto e non crede che io sia misericordioso, non ha fiducia della mia bontà. Annuncia che la misericordia è il più grande attributo di Dio. Tutte le opere delle mie mani sono coronate dalla misericordia». Senza paura e con la massima fiducia in Dio, insieme alla Santa, vogliamo abbandonarci nelle braccia di Dio. Con fiducia e la semplicità di un piccolo bimbo, mi affido a te oggi, Signore Gesù, mio Maestro. Lascio a te la completa libertà di guidare l'anima mia. Guidami per le strade che tu vuoi. Io non voglio conoscerle. Io verrò fiduciosa dietro a te, il tuo cuore misericordioso può tutto. E con questa certezza anche noi in questo momento vogliamo predisporci per la recita della Divina, per la coroncina, la Divina Misericordia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Dice Gesù a San Faustino: l'umanità non troverà pace finché non si rivolgerà con fiducia alla divina misericordia. Presso il Signore è la misericordia, e grande presso di Lui la redenzione. Che la misericordia di Dio è in continuo crescendo. Dio non si stanca mai di esprimerla e noi non dovremo mai abituarci a riceverla, ricercarla, desiderarla.